Cacciari. Io penso questo, Cacciari ha perfettamente ragione quando dice che Draghi è la risultante della crisi di sistema, l'abbiamo detto più volte, perché a un certo punto, caduto Conte, o c'erano le elezioni o c'era Draghi, quindi la politica non sapeva offrire nessun'altra soluzione, come è già successo, ha ragione anche su questo Cacciari a dirlo, nella storia italiana degli ultimi 20 anni, dal 93 in poi, da quando Ciampi diventa Presidente del Consiglio. Però io voglio dire un'altra cosa, anche questa questione tecnici-politici, secondo me andrebbe affrontata oggi sotto un'altra chiave, anche guardando al passato, perché Ciampi è stato il primo governo tecnico della storia della Repubblica, è durato un anno e pochi mesi. Vogliamo pensare che Ciampi non abbia fatto politica in quell'anno e pochi mesi? La stessa cosa può valere per Dini, la stessa cosa vale per Monti. Non hanno fatto scelte politiche. Monti non ha fatto scelte politiche con la riforma della legge Fornero. Sono scelte che dal punto di vista politico hanno un impatto enorme. Quindi l'idea che di per sé il tecnico non va bene perché è un tecnico e invece ci vuole un politico, lascia un po' il tempo che trova. Ci vogliono quelli bravi, ci vogliono i competenti. Allora, io sono d'accordo con quello che diceva Marco, che Draghi non è il confetto Falqui, basta la parola. Però un po' sì, un po' nel caso di Draghi, basta anche la parola. Se noi vediamo quello che è successo, non perché ci debbano guidare i mercati, che Dio ce ne scampi, lo premetto, però quando è stato incaricato, da quando è stato incaricato, in 2 soli giorni non ha fatto niente, non ha aperto bocca. Beh, no, Marco, tu fai così, però questo vuol dire che gode a livello... Ma lo spread è sceso di 10 punti quando negli ultimi 6 mesi non è sceso che non di conta. 150. Quella roba ti salva la vita. Quella roba ti salva la vita, perché tu oggi... Marco, scusami, tu oggi non puoi essere fuori da quel circuito. Oggi sei in Europa e se l'Europa ti riconosce e ti dà credito come interlocutore, tu hai risolto metà del problema, allora, non si può non vedere questo, no? E questo vale anche a livello nazionale, non solo internazionale. Perché tutti fanno fatica? Tu giustamente, Lilli, completo il ragionamento in un secondo. Oggi titoli la tua puntata "Chi osa dire no a Draghi". È difficile dire no a Draghi, anche per le forze che fino a 2 anni fa lo consideravano Satana. Ci sarà un motivo? Ci sarà un motivo? Forse è uno che ha una credibilità. Io non impazzisco per Draghi, però dico, come diceva prima Cacciari e come disse Agnelli nel 93, se fallisce Draghi, come disse per Ciampi, dopo c'è o un generale o un cardinale. Quindi prendiamocelo e cerchiamo di...